Tra i diversi commenti ricevuti sul mio mini corso, se non l'hai visto ti lascio il link qua in alto, forse qui, qualcuno è arrivato anche in privato. Stranamente, per adesso, nessuna offesa a mia madre, che è contenta e vi ringrazia. Un messaggio in particolare mi ha dato da pensare molto. Questa persona ha detto che quando ha iniziato a guardare i miei video mi ha visto come un presuntuoso, del tipo so tutto io. Ma grazie a questo lungo video ha capito solo che la mia presunzione in realtà è solo sicurezza e competenza. Mi auguro davvero che riusciate a vederla tutti così. Partendo da questo, oggi ho deciso di parlare delle tanto amate recensioni, che sono in realtà il centro per aziende tipo TripAdvisor, Google My Business, Amazon e poi mi viene in mente anche la pagina Facebook, per esempio. Alcuni le chiamano recensioni, altri feedback. Senza le persone che lasciano un feed, sarebbe diverso il modo di guardare un portale piuttosto che un profilo azienda, ma anche soltanto semplicemente il commento di quando vedi le sponsorizzazioni proprio su Facebook, no? Intere piattaforme si basano solo su questo. Dimmi il tuo punto di vista su questo prodotto o su questo servizio. A noi, nel ruolo di compratori di qualcosa, che sia una macchinetta del caffè, tra l'altro che la devo comprare, piuttosto che di un telefono, la recensione ci aiuta a decidere. Meglio un prodotto con 4 stelle piuttosto che 3. Ma come mai ne ha avute soltanto 4 e non 5? Quindi cosa succede? Prendiamo e andiamo a leggere la valutazione di chi ha abbassato la media e tiriamo poi le somme. C'è poi da dire un particolare molto importante. È meglio leggere recensioni da una piattaforma riconosciuta piuttosto che da un sito, che ne so, che hai creato tu o che ho creato io. Perché è questo? Perché possono sembrare fasulle. Possono sembrare che le ho scritte io. E non va bene. Considera che le recensioni positive fanno vendere di più. È un dato di fatto. Se conosci o hai mai approfondito il discorso sulla riprova sociale, avrai certamente capito che le persone tendono a voler provare ciò che già un grande numero di persone ha provato. Sulla base di questo concetto troviamo la famosissima parola moda. Va di moda. Comunque, ciò che voglio approfondire oggi è: quando un cliente decide di lasciarci una recensione, è solo il cliente insoddisfatto o lo fa anche quello che pensa che il servizio sia ok? Non ho detto super contento, ma semplicemente ok, tra poco mi spiego. Lasciano le recensioni solitamente quelli insoddisfatti. Ho mangiato male, quindi mi incazzo e ti lascio una recensione negativa, ma appena salgo in macchina, già quando sto pagando il conto già sono incazzato e ti scrivo una recensione negativa. Oppure sono in un ristorante pazzesco, magari stellato, e lì devo dire effettivamente ho mangiato benissimo. So, questa cosa ti parte da dentro. Però quando il servizio è ok, la situazione cambia. C'è un modo per chiedere queste recensioni e alla fine del video te lo spiego. È ovvio che per far salire il numero, diciamo, di recensioni, puoi chiedere ad amici e parenti. Loro invaderanno la pagina e scriveranno solo parole positive sul tuo conto, del tipo servizio super top, l'ho provato stamattina, è fantastico, wow. E in questo caso la riprova sociale l'avrai sfruttata alla grande. In questo caso però, te lo devo dire, entrerà in gioco la legge di reciprocità, che è un'altra storia, ma di questo ne parleremo proprio in seguito. Perché tu vuoi seguire questa via che sembra essere la più facile? Preferisci avere 20 recensioni false, così se ne accorgono tutti? Oppure vuoi capire come ragionano questi clienti per fargliela lasciare direttamente a loro? Esistono svariati modi per chiedere la recensione, ma soprattutto per farsi dire un bel sì. Perché la paura è sempre la stessa, e se mi dice di no, che vergogna, al che vada dice di no, ok? Per adesso ti dico solo il metodo facile, quello che puoi usare già da subito. Quindi appena finisci di vedere questo video, puoi già fare qualcosa. Vuoi sapere questo mega trucco? Glielo devi chiedere. Il 70% delle persone te lo lascerà senza problemi. Sta a te trovare il modo in cui chiederglielo. Perché puoi mandare un SMS alla fine di ogni servizio, oppure puoi inviare un'email alla sera a tutti i clienti della giornata, oppure, più semplicemente, gliela chiedi quando sei in auto con lui. Il discorso recensioni è più lungo di così ed è uno di quei discorsi che spiego bene quando sono il tuo consulente personale. Vuoi maggiori informazioni? info@scovazzo.it. Ah, iscriviti al canale.